Benvenuti a tutti a questa nuova puntata di In Cucina con lo Chef. Con me una delle più grandi casalinghe d'Italia, Madonna. Antonella Catieri. Mi fai far diventare rossa. Beh. Io invece divento rossa perché sto vicino a un grande chef, Nicola Vizzarri. Grande perché sono grande. Sì. La ricetta di oggi è misto pasta con una zuppa di patate. Mettiamo dei funghi pioppini spadellati a parte e del pomodoro rosso a crudo. Procediamo con la ricetta. Andiamo a scaldare un po' d'olio extravergine di oliva. Partiamo con la nostra base di cipollotto fresco. Tu devi prenderti sempre la tua paletta, ormai sei la fatina. Sì, della paletta, magari sarà magica sta paletta. Tagliamo le patate a cubetti e facciamo insaporire con il nostro cipollotto. Tu fai la classica minestra di patate, no? Sì, di regola sì. Sì? Sì. Beh, oggi aggiungiamo un po' di funghi che sono spettacolari. Croccanti, restano in bocca perché bisogna solo spadellarli un po', poi hanno un gusto che esalta le patate e i pomodori. Aggiungiamo dei rametti di timo per profumare, mettiamo le nostre patate e un po' di sedano e facciamo cucinare tutto per una decina di minuti, direi. Sedano lo tagliamo a cubettini, perfetto, gira molto accuratamente, aggiungiamo un po' di sale, mettiamo un goccio di acqua dove andremo a cucinare la nostra pasta e mandiamo avanti per una decina di minuti, ok? A parte, okay. Nel frattempo possiamo calare già la pasta, sì. Guarda che bella. Abbiamo, io conto un 5-6 tipologie qui di pasta mista, tutta piccolina. Ovviamente pasta quella, mista? Sì, misto corto, trafilata al bronzo. C'è una varietà è buona, abbondante. Caliamo la nostra pasta. Con le minestre questo va benissimo. Perfetto. A parte affettiamo e tritiamo lo scalogno. Qua. Dove andremo a farlo rosolare in una padella antiaderente con dell'olio extravergine di oliva. Raggiunto un po' il punto di rosolatura. Uniamo un rametto di rosmarino e i nostri funghi chiodini, pioppini, come li vogliamo chiamare. Regoliamo di un pizzico di sale, attendiamo la cottura della pasta, delle patate e dei funghi. Antonella, eccoci qui, le nostre patate sono belle stufate piano piano, i nostri funghi si sono rosolati a calore moderato, non a fuoco, qua è un calore. Un calore che ovviamente circonda tutta la padella in tutti i suoi angoli e perimetri per assicurare una buona uniformità di cottura. Siamo quasi pronti, siamo in una zuppa, cosa mi piace a me? Mi piace cremosa, perché frullata. Cremosa, dare quella, quel tocco di cremosità che avvolge tutta la pasta. Sì. È tutta un'altra cosa secondo me. Per me, poi io penso che è tutta io chiamo mangiare qualità. Frulliamo un po', tu nel frattempo puoi scolare la pasta. Ecco qui. Perfetto, vai. Uniamo questo po' di patata che abbiamo frullato per dare cremosità, guarda che bello, il nostro piatto, lasciamo insaporire qualche minutino,
Nel frattempo puliamo un attimo un pomodoro rosso che andremo ad aggiungere al piatto crudo. A me piace pomodoro fresco crudo. Pomodoro fresco crudo, servito diciamo a mo' di bruschetta. Andiamo a condire con un pizzico di sale e olio e lo adagiamo al centro del piatto. Va bene? La nostra pasta si è bella ritirata e assorbita, quindi la serviremo così. Guarda questo bel colore del sedano e cipollotto che spicca, no? I funghi sopra poi. Sì, i funghi. Sopra. Possiamo mettere un po' così, un po' qua, un po' là. Beh, la presentazione ovviamente... Fa tanto pure la fa tanto, perché quando arriva un piatto davanti chi lo mangia dice, cavoli, trasmette appetibilità, no? Certo. Più si dedica amore e passione, più lo si ritrova nel piatto, no? Gioco di colori ovviamente. Ecco qui. Perfetto. E la nostra umile pasta e patate, arricchita con pomodorini. Una dice pasta e patate, però... e funghi, è pronta. Sono cose semplici, fatte bene, ben... veloce. Studiate. Beh, non resta altro che provarla a casa. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre su questo canale. Ciao, arrivederci. Ciao. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte.